Comincia dunque il penultimo atto del mondiale. C'è grande entusiasmo, tifo correttissimo fino a questo momento. Ed ecco l'inno di Mandela. Tutto è pronto, Vautrò fischia all'inizio. Semifinale del campionato del mondo. Maradona ancora, poi Basualdo e c'è questo gran tiro di Burruciaga con Zenga costretto in calcio d'angolo. Pericolo. Serrizuela e vedete che Schillaci in qualche maniera riesce a sgusciare via. Calibra poi bene su De Napoli, da questi a Vialli verso Giannini, inserimento di Giannini, colpo di testa, Vialli, tiro e gol! Gol di Schillaci ancora! Ancora Totò! Ancora Schillaci sul primo affondo italiano, è il suo momento magico! Ma lì c'è stata una mischia, quindi un contromischia, quindi non me l'aspettavo nemmeno io, che poi colpì la palla con la tibia, quindi mi trovai lì. Però è bello trovarsi al momento giusto, quindi infatti quando io feci il gol corsi verso l'angolo della bandierina, mi sembra, c'era Giannina dietro, diceva che culo che c'hai ogni volta. Eccolo ancora inquadrato, il suo quinto successo personale. Palla ancora per Maradona, bravissimo a smarcarsi, si gira con una giocata di prestigio, ma Zenga c'è. No, partito durissimo, partito forte, durissimo. Duro, duro di correre, correre, imponersi, poner. Calcio d'avvio degli azzurri. Palla per Maradona ora, Maradona cerca una soluzione, la trova su Olartico e c'è a parte il traversone, l'uscita di Zenga e il pallone che termina in gol. Qui abbiamo preso un gol non irresistibile, in maniera forse inattesa. Il gol di Caniggia toma la pelota por la izquierda, el Vasco Larticochea, y la tira con la derecha al centro. Caniggia non se l'aspettava nemmeno lui di fare gol. Quindi. Y Caniggia para eso es hábil, ¿eh? Pegó ese saltito e la peinó nada más, ¿no? Tra l'altro ha colpito pure di nuca, come. La peinó, la tocó y descolocó a todo. L'Argentina riesce a pareggiare. Siamo al 23esimo del secondo tempo, 1-1. I tempi regolamentari non bastano a determinare la finalista. Si va ai supplementari. Calcio d'avvio dell'Argentina, Maradona. Probabilmente batterà Baggio. Di voi poi c'è a bravissimo Baggio, intanto è a terra Baggio, è a terra Baggio, espulsione per Giusti, non fischia ancora Vautrò, incredibile. E poi viene una larga che durò, per me un anno durò la larga, se no recupero di quasi 8 minuti sui 15 previsti. Va Baggio a proteggere il pallone, scambia con Schillaci, ancora Baggio, 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 mette in mezzo e all'ultimo momento Serrizuela in calcio d'angolo. Abbiamo attaccato ancora, quindi abbiamo costruito, abbiamo cercato la vittoria. Mette dentro, ma stavolta forse l'offside non c'era. Perché alcuni di noi, io personalmente, non volevo andare ai calci di rigori. L'Argentina tiene botto anche in 10, secondo tempo supplementare, si profila lo spauracchio dei calci di rigore. Ultimo minuto. Va Serena e ancora Battista, sempre lui. Puntavano molto ad andare sul rigore, infatti certe volte spezzettavano il gioco con molti falli, perdevano molto tempo. Ammonizione per Battista. Mentre Donadoni butta in mezzo, palla fuori per Baggio. E stavolta Vautrò fischia addirittura solo con 7-8 secondi di recupero. Neanche i supplementari stabiliscono il vincitore. Per la prima volta a un mondiale, l'Italia decide il suo destino ai calci di rigore. Franco Baresi. Rete. Un tiro, un gol per l'Italia. Serrizuela. E sfiora
Mazinga, ma non riesce a trattenere. Roberto Baggio. Sì, brivido, ma è andata dentro. Curruciaga, gol. 2-2. De Agostini. Gol. L'Artico e Cea. E gol ancora. Donadoni. Ai! Dal dischetto a Maradona. Segna. 4 tiri, 4 gol per l'Argentina, che è veramente a un passo dalla finalissima. E va serena a tirare dal dischetto. L'Argentina è finalista in Coppa del Mondo. Sono immagini che non avremmo mai voluto commentare. È difficile affrontare questo momento, perché io tra l'altro mi ricordo che sono rimasto seduto un'ora dentro lo spogliatoio, quasi quasi, insomma, mi veniva da piangere, quindi aver perso una finale senza avere mai perso in campo. Così, insomma, si è perso una finale che, insomma, avremmo meritato, non è dubbio.